Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella seconda parte della pesca bolognese in fiume ai big fish. Continuiamo i grossi pesci con catture veramente spettacolari e davvero non ci credo neanche io. Quindi mi raccomando, lasciate tanti like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Presto porterò altri video, però questo video per portarne altri ci merita tanti tanti like. Quindi, prima di partire col video, via con la sigla! Vediamo stavolta cosa esce. Preso. Cavedano. Altro cavedanello. Ancora più piccolino. Op. Cavedanello. Là. Buono. Preso in punta. Preciso. Allora, tac. Sempre a numero 15, serie 2, nichelato Cubertini. Segreto è questo. Un piccolo, innesco grosso e filo fino. Ce l'ho. Che pesce è? Un altro bel cefalo. Boia. Tira. Questo tira. Ok. Niente. Un bel cefalo questo. È grosso questo. È bello grosso. Si è slamato. Buono. Pasturiamo. Ecco, mangiata. Dai. No. Ok.
ce l'ho. Bremuna. Boia. Che brem. Che roba. Neanche sul fondo sono. Stavo piazzando la fotocamera. È arrivata sta bomba a mano. Questa è grossa. Veramente grossa. Mettiamo alla prova questa bolo. Guardate che roba, sarà 2 kg di pesce, 3. Guardate, questa è roba da ostellato. Questa è roba boia. Che bomba. È una bomba questa. Boia. La canna è tutta piegata. Ho il 10 di terminale. Siamo del 15. Boia, è una balena. Non è una bream, è una balena. Boia, penso la mia bream più grande. Oh. Con la 5500. Porca troia. È enorme, ragazzi, è enorme. Porca troia. Guardate qua, che bremona. Mega green. Guardate che Madonna, guardate che tangara di pesce, super combattivo, e via che torna subito, ben riossigenato, pesce stupendo. Allora ragazzi, cosa sto utilizzando per questa pescata? Allora, intanto come vedete sono seduto sul mio duo, un po' vecchiotto, però fa solo ora. Guadino gommato, poi abbiamo feeder arm e sopra il feeder arm la mia nuova level team 5506EX, fantastica canna, una 0,15 grammi, 6 metri, abbinato abbiamo tubertini Drex 2000, imbobinato 0,18 di Gorilla Silver tubertini sempre, una montatura molto compatta e veloce a entrare in pesca. Piccolo bulk, bella girella, terminale dello 0,10 e poi bel galleggiantino da 8 grammi. Ok, riprendiamo la pescata dopo questo bel bremone. Ritorniamo a cercare il nostro target principale, ovvero i cefali. Ce l'ho. Altra brem. Altra bremona. Paradiso delle brem. Siamo seri. Ma siamo seri. Ragazzi, è già la terza brem. Ecco. Via il rilascio. Questo è un bel pesce, questo è un bel pesce, bel cefalone, questo è un bel cefalone d'Italia.
Sì, no, non enorme, però bella taglia. Sempre con lo 010. Dai, vieni su, vieni su. Forza, Ciccio. Dai, 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 dai. Dai. Su, 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 su. Su, oh, è un continuo su e giù. Guardate che ciccione, guardatelo, guardatelo. Poi a fondo, cioè, prendo le brem praticamente di superficie io. Ecco, molto combattivo. Se ci saranno 6 metri di fondale, io pesco su 1 metro le brem. Va bene. Oh, è duro venire su. Vi ricordo che ho lo 0,10, quindi non posso forzare tantissimo. Niente, oh. Ancora stanco, comunque la canna sta piegando. C'è stato più facile tirare su quel bremone che il cefalo, molto più piccolo. Vediamo un attimo. Oh, sta piantato. Ok, è su, è su, testa su, testa su, testa su. Porca troia. L'altro cefalo non mi ha dato così tanto da fare. Gli altri due cefali. Beh, ma l'altro cefalo era taglia simile. Quello più grande, intendo. Il primo. Faticoso, eh. Faticosuccio. Che braga. Braccio stanco. Porca troia. Sono stanco di mio. E sto cefalo. Guardate, oh, sembra farlo apposta. Ok. È dentro. Ecco, adesso non può più scappare. Guardate qua che bel cefalone. Guardate qua. Preso perfettamente al lato della bocca, guardate. Alla mata perfetta. Ecco qua. Eccolo qua, ce la fa.
Prendila più.